Amici di GranMichele.eu, bentrovati ad una nuova puntata della rubrica GranMichele.eu ospita. È un approfondimento quello di oggi che riguarda gli attuali temi legati all'ambiente che trattiamo assieme a Calat. Oggi ci troviamo in compagnia di Luca Pagliari, un giornalista radiotelevisivo che lavora molto con i giovani, ma anche per i giovani. Da oltre 20 anni dirige programmi per Rai 3 e Rai Educational, ma anche numerose campagne dedicate alla lotta contro il cyberbullismo e altri temi sensibili come l'uso di stupefacenti e il cyberbullismo. Benvenuto Luca. Benvenuto, sono io che ti ringrazio e sono veramente contento di fare questa chiacchierata perché sono molto legato poi al Calatino, quindi poi conosco benissimo Gran Michele. Allora, Luca, com'è nata la campagna Il bello delle cose? Bello delle cose nasce come tutte le cose belle da rapporti di amicizia professionale consolidata negli anni chi con molta tenacia porta avanti Calat Ambiente. Calat Ambiente, Calat Impianti, insomma, è inutile dire, spendere parole su chi da questo punto di vista spende la sua vita oramai da anni con tenacia per regalarci un ambiente migliore. E quindi parlando con la responsabile della comunicazione, Maria Rosa Gargano, è venuto fuori, dice Luca, vorremmo fare una nuova campagna, cosa ne pensi? Dico, bella, bella cosa, ed è nato questo titolo. E devo dirti la verità, mi è sembrato subito, a volte i titoli ci lasciano dei dubbi, nel momento in cui io ho pensato a questo titolo, Il bello delle cose, mi è piaciuto subito, perché mi ha dato l'idea di un raggio di sole, ma non falso, finto, un finto ottimismo, un ottimismo ricercato. Il bello delle cose alla fine potrebbe essere anche un modo di pensare nella nostra vita, cioè un rovesciare tanti concetti, insomma, essere ottimisti anche. Alla fine le cose più semplici sono quelle che alla fine riescono di più. Quali sono state le scuole, gli studenti che sono stati coinvolti in questo progetto? Anche come hanno accolto questa iniziativa? Dunque, il bello delle cose, che come vedi ricorre, il titolo, ma anche nell'applicazione poi di quelle che sono che è quanto accaduto, bello delle cose è aver visto migliaia di studenti partecipare in maniera attiva a tutto questo, aver visto degli studenti indignarsi di fronte al brutto, entusiasmarsi di fronte al bello, essere pronti al dialogo e soprattutto, e non sono, ripeto, luoghi comuni. Anche i docenti, tanti docenti che hanno voglia di portare avanti un cambiamento. E questo cambiamento è possibile e sta avvenendo, lo dimostrano i numeri per quanto riguarda le percentuali di raccolta differenziata, ma lo respiri nel momento in cui parli con questi ragazzi, non c'è spirito di rassegnazione, vogliono cambiare, vogliono un luogo più bello, più accogliente, si rendono conto che insomma si rendono conto che c'è bisogno, la nostra terra è un biglietto da visita, è un biglietto da visita e non può essere sporcato da pochi. Tu nella tua risposta hai menzionato sia il bello sia un'indignazione per il brutto delle cose. Allora, il bello lo abbiamo chiaro, diciamo, tutti quanti, ma il brutto, come definiresti il brutto delle cose legato a questa campagna? Il brutto delle cose è subdolo. Il brutto è non accorgersi del brutto. Il brutto è la non conoscenza del bello. Il brutto è l'indifferenza. Il brutto è transitare in una strada e sapere che lì c'era sempre una micro discarica dentro una piazzola o lungo un fosso e non farci più caso, perché è così. È sempre stata lì e sempre sarà così. Il brutto, io penso che sia questo, il brutto è la nostra capacità di essere umani di assuefarci un po' a tutto. E allora possiamo vivere nelle favelas e possiamo vivere nelle ville da miliardi di dollari, possiamo vivere in luoghi dove purtroppo i rifiuti magari si accumulano lungo il bordo delle strade e possiamo vivere in posti che hanno dei prati all'inglese a fianco.
E questo non so se è il bello o il brutto delle cose. Sicuramente l'indifferenza nei confronti del brutto è un'arma terribile, è un male terribile, è un virus che ha un vaccino. Il vaccino si chiama la bellezza. Chi conosce il bello, chi si innamora poi del bello, difficilmente riesce poi a tollerare il brutto. Allora, il bello delle cose, siamo abituati a vederlo partire da parte dei cittadini che si impegnano a fare una corretta raccolta differenziata da parte dei giovani che si impegnano a diffondere la buona logica di queste campagne che state promuovendo. Però dovrebbe partire, diciamo, anche dall'altro capo della filiera, perché noi siamo i consumatori finali, ma dall'altra parte della filiera c'è chi, magari gli imballaggi, tutti i contenitori e cose simili, li produce. Sai dirmi se c'è una risposta positiva ambientalista, da parte delle aziende che producono queste cose? Io penso che la parola ambientalista non dovrebbe neppure esistere, perché esistono le persone che fanno qualcosa per tutelare questo pianeta, fanno qualcosa per risparmiare l'uso dell'acqua, un utilizzo intelligente della risorsa idrica, comprendono che appunto esistono le filiere di recupero e di riciclo, ma a volte in certi modelli vanno bene anche quelli che chiamiamo volgarmente inceneritori, cioè vanno benissimo quando non inquinano e producono energia. Sono tutti sistemi alternativi. Devo dirti che esistono oramai delle filiere molto interessanti, perché fino a qualche anno fa il concetto di green era molto concetto e poco green. Oggi la gente è più intelligente, più ferrata, e quindi io scopro sempre di più aziende che veramente credono in questo, veramente credono in questo. Il vecchio luogo comune, non so se te lo ricordi, ma tanto che ricicli, poi buttano tutto assieme. Si diceva questa cosa, Si oramai, dice ecco, tuttora. si dice tuttora, ed è follia, perché basta visitare gli impianti di calatambiente per vedere come l'organico, gli sfalci delle potature diventano compost. Quello proprio lo vedi lì, il prodotto, vedi il contadino che va a comprare il compost a prezzi bassissimi e poi se lo va a stendere, voglio dire, negli aranceti e quanto altro. La stessa cosa, io ho visitato tutte le filiere in tutta Italia, nessuno mi paga per parlare bene di queste cose, io faccio il giornalista. C'è una dignità in questo lavoro, forse c'era una volta, io ancora ce l'ho, è una delle poche cose di cui posso andare fiero, raccontare la mia verità, perché poi ognuno ha il suo punto di vista, però di fronte a certe cose non c'è un punto di vista. Sapere che l'acciaio, quando viene recuperato, finisce in un'acciaieria, il rottame, e questo rottame diventa un tondino per costruire un palazzo o una chiave inglese o il telaio di una bicicletta, o la struttura, l'anima di una galleria, o altro. Io queste cose le ho viste con i miei occhi. Posso fare i nomi, i cognomi, i nomi delle aziende. Feralpi è un'azienda che è vicino a Brescia, è un'acciaieria, forse la più grossa in Italia, tra le più grosse in Europa. L'unico fumo che esce da Feralpi è il vapore acqueo. Cioè, esiste, secondo me, oramai un approccio, da parte di molte aziende, un vero approccio green. Beh, diciamo che tu hai ampiamente raccontato, sia con questa risposta sia tramite il tuo documentario, il tuo viaggio, che è stato molto ricco di esperienze, sia nel nostro territorio, attraversando i comuni del Calatino, così anche, come detto prima, il centro di smistamento, di raccolta, no? Di Calat, così come tutti gli altri vari posti sparsi in Italia. Però una domanda: c'è una concezione differente da parte della società in vari posti d'Italia che tu hai notato? Un approccio Un differente approccio differente al al vivere tema. l'ambiente? Io un approccio così caldo e così partecipato come in Sicilia l'ho trovato raramente, e non lo dico per piaggeria perché non ce l'ho proprio nelle mie corde. E ti garantisco che quest'anno mi ha molto sorpreso l'alto coinvolgimento emotivo, partecipativo, la consapevolezza di professori, di studenti, questa voglia di cambiamento. Io l'ho proprio respirata, a parte che ci sono dei dati che lo confermano,
E questo è molto bello. Io penso che le cose possano cambiare, anche se ci insegnano fin da piccoli a essere pessimisti e ci insegnano fin da piccoli che nulla cambierà perché l'uomo è fatto così. Se poi questi concetti li estendiamo in un territorio come la Sicilia, dove voglio dire questa sorta di immobilismo, no? In un certo senso è anche bello, cioè il nulla che muta perché c'è questo immobilismo. In realtà non è così. Quello su cui ci sarebbe un po' bisogno, ma non mi addentro, sarebbe quello di una politica che fosse al passo e che fosse degna di ragazzi che vogliono cambiare, di professori che vogliono cambiare, una politica che fosse meno incentrata sui propri interessi e più aperta, al mondo esterno, quello vero, quello nostro. Luca, io ti ringrazio per averci parlato di questa campagna che avete organizzato insieme a Calat. Ringrazio anche i nostri telespettatori, ai quali diamo appuntamento ad una nuova puntata di GranMichele.eu ospita. Grazie e arrivederci. Grazie a te, grazie a te. Il bello delle cose è che per raccontare la natura non servono le parole. Lei si racconta da sola, si esprime attraverso un linguaggio universale, ma bisogna essere capaci di ascoltarlo, questo linguaggio. Chi ascolta e dialoga con la natura possiede una forza interiore inarrestabile, potente, misteriosa, esattamente come quella di un vulcano. Il filosofo giapponese Daisaku Ikeda, in merito alla natura, dice che dobbiamo imparare a guardarla con gratitudine, proteggerla e ascoltare le sue ragioni. Lo stiamo facendo. Questo taccuino di viaggio non ci fornirà una risposta, si limiterà a osservare, a documentare, a muoversi lungo la sottile linea che separa il bello dal brutto, il bene dal male. E noi da che parte stiamo? Di fronte al futuro della nostra terra, non è più possibile continuare a lamentarci per ciò che gli altri non fanno, imprecare contro chi non rispetta la natura e neppure mantenere un atteggiamento neutro. La sola rivoluzione umana possibile è strettamente personale, riguarda me stessa. Cambio io e allora cambia il mondo. Questa è la sola strada ed io ho deciso di seguirla. Per la mia coscienza, per mia figlia, per i miei occhi, per i miei polmoni, per tutti gli esseri viventi che meritano di godersi il bello delle cose. Sono 15 comuni disseminati nella pancia della Sicilia centro-orientale. Sono un insieme di storie e di tradizioni, di piazze, di chiese, di economie e di dialetti diversi. Questo è il Calatino. Terra di ceramiche, di uva, di pascoli, di fichi d'India, terra di spazi che provo a riempire percorrendo strade quasi sempre deserte, e tutto questo per provare a capire cosa significhi il bello delle cose in questi luoghi che riescono a parlarti con i loro paesaggi che cambiano di chilometro in chilometro. Questo taccuino di viaggio non ho intenzione di riempirlo di parole, preferisco fare da tramite tra il territorio e la nostra presenza.
In questi casi cosa si dice? Perché lo avete fatto? Che cos'è per voi la bellezza? Chissà se sarebbero in grado di trovare una risposta. Li chiamano rifiuti, immondizia, munnizza, spazzatura, pattume. Sono un insieme di parole che appartengono però al passato e che debbono essere sostituite da nuovi concetti come risorse, riprodotti, economia circolare. Non esistono posizioni neutre di fronte a questo problema. Ci piaccia o no, tutti lasciamo tracce. Il bello è che queste cose possono diventare altro. Possono ambire ad un'altra vita e trasformarsi in nuovi prodotti o in altri imballaggi. Nel cuore del Calatino, nel comune di Gran Michele, esattamente sotto lo sguardo di Caltagirone, inizio a muovermi all'interno di questi impianti di trattamento, valorizzazione e recupero della raccolta differenziata. Conosco questo luogo da molti anni. Qui tutto si trasforma ed è semplice scoprire che la soluzione è contenuta all'interno del problema. Non è un gioco di parole, si tratta di altro. Qui la parola rifiuto non esiste. L'uomo è riuscito, attraverso l'aiuto della tecnologia, a trovare delle risposte concrete che sono in grado di risolvere il problema dello smaltimento dei rifiuti. Tra corridoi di imballaggi in plastica o di carta e cartone che arrivano direttamente dai comuni e sono in attesa adesso di essere selezionati. Tutto questo avviene perché la grande maggioranza delle persone ha compreso che la raccolta differenziata non è altro che una forma di rispetto verso ciò che siamo e la terra che ci ospita. A coordinare da 15 anni l'organizzazione e la pianificazione della gestione associata del ciclo integrato dei rifiuti nei 15 comuni è Calatambiente. Nel tempo, questa coesione che ruota attorno alle azioni di Calatambiente ha prodotto grandi risultati e sono gli stessi numeri a dirci che la raccolta differenziata ha raggiunto percentuali importanti. I comuni consorziati in Calatambiente anche oggi continuano a rinnovare il loro impegno a favore della logica che ruota attorno al ciclo integrato dei rifiuti e gli impianti pubblici di Calatambiente si confermano una vera eccellenza. Poi ci siamo noi, con le nostre scelte singole, a rappresentare l'anima dell'intero processo. Mi piace visitare l'impianto, mi rendo ottimista sulla nostra capacità di evitare sprechi e di tenere pulita la terra come se fosse il salotto di casa. Sono tante le operazioni che avvengono lungo questi nastri. In alcuni casi ci pensano dei lettori ottici a separare i vari materiali. Qui vedo scorrere le varie tipologie di plastiche e molto ci sarebbe da dire sulla necessità di evitare che queste vadano a contaminare le nostre terre e anche le nostre acque. Resto quasi ipnotizzato dal flusso costante di questo fiume di rifiuti destinati a trasformarsi in delle risorse. Aiutare una raccolta differenziata di qualità significa separare correttamente i materiali ed è un compito che spetta direttamente a noi all'interno delle nostre case. Un suono ci emoziona, una poesia ci commuove e un panorama ci può regalare serenità. E per la stessa ragione, perché chi offende la natura non si vergogna? Noi però abbiamo il diritto di ribellarci a tutto questo, perché il veleno dell'abitudine al brutto e allo sporco ci uccide lentamente, ci sottrae energie, ci rende distanti dal bello delle cose.
L'opposto dell'amore non è odio, è indifferenza. L'opposto dell'arte non è il brutto, è l'indifferenza. Questo pensava lo scrittore rumeno Elie Wiesel. Mi ritrovo in quelle sue parole. L'indifferenza è il peggiore dei virus, perché è impalpabile, non ha odore e neppure un colore, eppure è in grado di spegnere ogni forma di vita. Non lasciamoci uccidere dall'indifferenza. Torniamo dalla parte di chi crede nel cambiamento, e non si tratta di un'utopia, ma di cose concrete. All'interno degli impianti, per effettuare una dettagliata separazione dei materiali, si agisce anche manualmente. Il duro lavoro di queste persone, di cui si parla sempre troppo poco, è prezioso. Li guardo e vorrei ringraziarli perché la loro opera è fondamentale. Quello che sfugge alle macchine non sfugge ai loro occhi, che sono sempre attenti. Ad esempio, in questo caso si sta procedendo alla separazione del trasparente. Altri operatori, posizionati ai lati del nastro, sono invece pronti ad intercettare e separare altre tipologie di imballaggi in plastica. In questo caso sono flaconi di detersivi, perché ogni tipologia di plastica sarà riciclata in base alle sue caratteristiche. E mentre qui viene separato l'alluminio, quello delle lattine, tanto per capirci, attraverso un altro processo, grazie ad un magnete, viene intercettato l'acciaio, quindi i barattoli e altri imballaggi che utilizziamo quotidianamente. Scendo al piano terra e mi faccio una passeggiata tra i cumuli di materiale che è già selezionato. E non è difficile comprendere che la parola rifiuto qui dentro non esiste. Questo, amici miei, è il bello delle cose. Praticamente ho seguito l'intero percorso degli imballaggi, dal loro arrivo agli impianti fino alla fase finale della pressatura. Ora sono pronti per nuove destinazioni e tornare a far parte delle nostre esistenze. Diego, il mio compagno di viaggio, suona l'handpan, letteralmente padella a mano. Pensate che l'antenato di questo strumento, lo steel pan, è originario dei Caraibi. I percussionisti locali lo realizzavano utilizzando dei bidoni abbandonati, quindi dei rifiuti d'acciaio. La bellezza può nascere ovunque se noi lo vogliamo, e ogni cosa può essere trasformata in risorsa. Questione di saperla cogliere, la bellezza, e tutti, dico tutti, siamo in grado di farlo. Io non sono bravo nel trovare le risposte, ma qui è semplice. Possiamo farlo semplicemente perché siamo esseri umani, perché non possiamo immaginare una vita priva di emozioni. E cosa può essere più emozionante di ciò che ci regala questo pianeta? Thank you.
Un altro grande pensatore giapponese, il filosofo e pedagogista Tsunesaburo Makiguchi, affermò che la nostra felicità nella vita è proporzionale all'ampiezza e alla profondità della relazione che riusciamo a creare con l'ambiente naturale. Agli impianti ho anche il tempo di vedere un camion scaricare del vetro, che ovviamente tornerà ad essere vetro. Con il trascorrere dei minuti, il viavai dei mezzi diventa sempre più intenso. Arrivano, vengono pesati e scaricano il loro prezioso carico di imballaggi destinati al riciclo. L'attività è intensa, segno che la qualità del servizio, unita ad anni e anni di campagne di sensibilizzazione, hanno inciso profondamente sul comportamento delle persone. L'ultima tappa del mio percorso mi porta tra gli sfalci delle potature. Questi, dopo un processo del tutto naturale, si trasformeranno assieme ad altri elementi organici nel preziosissimo compost, un ammendante destinato a rallentare la desertificazione e ad arricchire i terreni da coltivare. Insomma, terra che torna alla terra. Esempio perfetto di economia circolare. Penso alla storia di questi 15 paesi, all'impegno che li unisce nel rendere questa terra più pulita e da sfruttare nel modo migliore tonnellate di quelli che ancora qualcuno si ostina a definire rifiuti. Non è semplice gestire tutto questo, si tratta di un lavoro complesso che comunque alla base nasce dalla passione e dall'amore per la propria terra. Ancora nel dedalo di strade che collegano i paesi del Calatino e continuo ad incrociare tutte le contraddizioni di cui siamo capaci noi esseri umani. Io continuo anche a domandarmi come si possano abbandonare dei rifiuti nel cuore della campagna o delle montagne. Non riesco a darmi pace. Chi compie un gesto del genere vive in un mondo di oscurità, di ignoranza e non penso che nella sua povera vita abbia avuto la fortuna di abbracciare la bellezza. Chi non conosce la bellezza ha scarsa dimestichezza anche con la speranza, con i sogni e con il rispetto verso l'umanità. Sono esseri umani che ignorano l'esperienza della connessione con la natura e questo per me è incredibile. Comunque non è a chi abbandona rifiuti lungo le strade che dedico queste riflessioni, ma a me stesso, perché se io trovo la forza per ribellarmi all'inerzia di questi scempi, raccontando e denunciando ciò che vedo, sicuramente lo faranno anche altri.